Tifosi nerazzurri, un saluto da Filippo Sartirana. Big match per la primavera nerazzurra che affronta la Fiorentina capolista al Viola Park. Parte Cocchi col cross in mezzo, la deviazione sul primo palo di Lavelli. Era arrivato Zanchetta sul secondo dopo il tocco del compagno. Palla altissima però. Occhio la conclusione dalla distanza. Tentata da Deli. Palla lungolina di Quadio, buca l'intervento Alexiu. Occhio a Bertolini in area di rigore, da solo Bertolini, palla rimorchio, i due anticipa Caprini, arriva Harder con l'esterno, Calligaris. Si accenta Caprini, Harder 1-2 in area, Caprini sfiora il palo. Fiorentina vicinissima al vantaggio. Cocchi va al cross, palla che taglia l'area di rigore, Leonardelli anticipato. Spinace controlla da limite, calcia e trova un grande gol, entra dalla panchina e sblocca la partita Spinace. Che bella conclusione, come con l'Arsenal. Trova un grande angolo. Bella giocata di Pinotti, Berenbruck corre, si muove in mezzo Lavelli, attacca l'area di rigore Berenbruck, in area Berenbruck sul sinistro, tocco per Cocchi, Cocchi! Incredibile intervento di Jevoli, palla restituita a Cocchi dal colpo di testa sbagliato di Elia. Ma che occasione per il 2-0. Fondamentale Jevoli, Cocchi va ancora al cross in mezzo per il colpo di testa di Berenbruck, Leonardelli miracoloso. Due volte vicina al raddoppio l'Inter. Al limite c'è Venturini, Spinace si gira, Spinace appoggia, Lavelli se la porta sul sinistro, Lavelli calcia, altra respinta, Cocchi prova la rovesciata. Leonardelli salva la Fiorentina. Palla primo palo, Caprini prolunga dall'altra parte, altro tentativo di rovesciata, palla che gira Venturini. Poi al volo! Rececconi! Trova un gol bellissimo! Il gol del raddoppio, il primo in primavera per lui, 2-0 Inter. Che gol di Rececconi! Ma era anche l'ultima azione di questa partita, vittoria meritata e pesantissima dell'Inter sul campo della Fiorentina.